Cari amici telespettatori di Legnano Web TV, una buonasera ad Axel Paderni e un bentornati presso i nostri studi televisivi di Milano. Quest'oggi, in questo appuntamento dedicato allo sport, parliamo di tiro a segno nazionale di Milano e ho qui al mio fianco il piacere di avere Moreni Stefano, che è il segretario appunto della sezione di Milano, al quale diamo un grande benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Beh, appunto, parliamo innanzitutto della struttura. Beh, ricordiamo una delle strutture appunto per il tiro a segno più antiche d'Italia. Sì, allora la nostra struttura nasce nel 1868, che negli anni ha cambiato più posizioni in Milano, e dal 76 si è stabilizzata nella nostra sede attuale. Dal 92 ad oggi è stata sede di più varie Coppe del Mondo e campionati italiani, tra cui proprio questa settimana e la prossima ospiteremo sia quelli per il settore giovanile che quelli per i senior e i master. Beh, ma appunto facciamo un pochino di storia. Chiaramente, perché nasce il tiro a segno? Allora, il tiro a segno nasce per un'idea di Garibaldi, tant'è che nella nostra sede abbiamo un bersaglio sparato proprio da Garibaldi con un'arma d'avancarica nel 1868. E niente, questo Garibaldi ha notato che il nostro esercito, rispetto all'esercito austriaco francese, era molto meno preparato, quindi ha scelto di aprire i vari tirasegni per far sì che i nostri tiratori si allenassero in vista poi delle varie guerre che ci saranno. Beh, ma appunto adesso, invece venendo ai giorni nostri, com'è che è composta l'attività? Allora, l'attività, abbiamo due serie di attività. C'è l'attività sportiva, che va dai 10 anni fino a 100 anni, facciamo così. Abbiamo dei soci che hanno 93-94 anni, quindi che ancora vengono a gareggiare. E poi c'è l'attività istituzionale, con la preparazione delle varie forze dell'ordine, che possono essere sia le polizie locali che la polizia di Stato o varie altre armi dello Stato. Beh, e non dimentichiamo anche le discipline olimpiche. Certo. Beh, le discipline olimpiche, noi proprio pochi giorni fa si sono concluse le varie attività delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, in cui il tiro a segno ha sempre portato molti successi. Nella scorsa edizione delle Olimpiadi abbiamo portato 2 medaglie d'oro nelle specialità di carabina, sia a fuoco che ad aria compressa, mentre per quanto riguarda queste Olimpiadi, nelle Paralimpiadi un tiratore nella nazionale italiana ha portato una medaglia di bronzo nella specialità di carabina 10 metri. Beh, ma attualmente quant'è numericamente la vostra utenza, a che punto è? Allora, il nostro tiro a segno si attesta ormai da più anni intorno ai 10.000 soci. Abbiamo avuto un breve flessione in questi ultimi 2 anni, ma dovuta sostanzialmente al Covid, ma siamo sempre intorno ai 9.000 soci. Continuiamo il nostro approfondimento e ci ha raggiunto Deborah Solbiati, appunto allenatrice di secondo livello e istruttrice del settore giovanile, al quale diamo anche lei un caloroso benvenuto. Buonasera a tutti. Beh, insomma, una prima cosa che mi sorge spontanea, insomma, com'è che hai iniziato a praticare questa disciplina? Allora, io avevo iniziato da piccola, perché mio padre comunque nella polizia locale della nostra cittadina aveva iniziato a fare le prove, come diceva il nostro segretario, quelle obbligatorie. Poi mio fratello ha iniziato anche lui a praticare lo sport di carabina e quindi anch'io ho seguito la tradizione, praticando io stessa lo sport di pistola. Poi appassionandomi sempre di più, soprattutto nell'insegnamento giovanile, e quindi passando da io come tiratrice a io allenatrice. Beh, ma appunto, approfondendo un attimo le attività sul settore giovanile, perché chiaramente ricordiamo, i bambini approcciano questa disciplina all'età di 10 anni. Sì, l'età minima è di 10 anni,
e fino appunto, come dicevamo, un'età comunque avanzata, io mi occupo del settore giovanile che va dai 10 ai 21 anni. È molto difficile in realtà spiegare soprattutto dei bambini cosa vuol dire la concentrazione, perché a differenza di altri sport, quali possono essere il calcio, comunque ad attività fisica molto elevata, il tiro a segno invece è un'attività di concentrazione, una disciplina in cui la mente gioca molto di più del fisico. Non che il fisico non è importante, perché in realtà ci vuole anche della resistenza e della forza, ma la concentrazione e l'impegno svolgono un ruolo molto fondamentale. E i bambini, soprattutto piccoli, comunque ovviamente con la iperattività e con l'agitazione, è una cosa molto molto difficile da insegnare. Diciamo che non è una cosa semplice, soprattutto insegnare anche la tecnica. Sì, esatto. Allora, come qualsiasi sport e disciplina, c'è una tecnica di base e bisogna anche comprenderla. Quindi comunque noi stiamo parlando sempre di una cosa dove i bambini devono concentrarsi e capire ogni minimo gesto che stanno svolgendo. Ci sono degli aspetti che hanno delle sfumature davvero difficili. Beh, diciamo che comunque molti genitori non conoscono questo sport perché proprio è uno sport che ha poca visibilità, quindi diciamo che hanno un po' di timore, ma comunque è uno sport che ha un regolamento e soprattutto un'etica molto ferrea. Esatto, allora questo è uno sport minore, quindi già è visto molto poco. In più le cose che si vedono in realtà si associano a uno sport pericoloso, cosa che in realtà non è, perché abbiamo un regolamento e abbiamo comunque una disciplina. E quindi io invito tutti i genitori a venire a vederci anche soltanto durante i campionati italiani, a vedere come si svolgono, o a seguirci comunque sui canali per poter vedere che non è una cosa pericolosa, ma in realtà il bambino, il ragazzo, cresce in un ambiente sano con altri ragazzi e soprattutto si diverte, oltre che imparare molto di se stesso. Bene amici telespettatori di Legnano Web TV, vi ringraziamo di essere stati con noi ancora una volta, grazie al Tiro a Segno Nazionale di Milano per essere stato nostro ospite, ci vediamo nel proseguo dei programmi di Legnano Web TV. Da Axel Paderni è tutto, linea alla regia.